Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, sapete tutti che sono una grande appassionata di make-up, ok, però anche di struccanti, perché io amo la doppia detersione ed amo i burri struccanti. Non sopporto le salviettine struccanti, l'acqua micellare non mi fa niente, cioè proprio non rimuove tutto il trucco e quindi io da sempre amo un solo struccante, che è l'olio denso di Vera Lab. Però stanno uscendo, ne sono usciti tantissimi, di tantissimi marchi a tantissimi prezzi, di burri struccanti, oli struccanti, e quindi ho detto andiamo a provarli per vedere se davvero funzionano e se sono un'ottima alternativa al mio amato olio denso, però per avere un'alternativa. E ne ho trovati e provati e testati e ve li mostro un po' di diversi marchi. Allora, intanto abbiamo i Clinique, che è Take the Day Off, che penso che sia il più famoso, ma abbiamo anche per due prezzi diversi questo che è di Mulac, il Ma Mubai, e Zuccherino di Bio Boutique La Rosa Canina. Poi tra le novità ho trovato il Benefit The Professional Jet Unblocked, e questo che era l'avevano trovato in un calendario forse o in una box, comunque è della Garancia. Eccolo qua, che anche questo è un marchio famoso. Ma come si comportano? Allora, io direi che con il mio foglio per i prezzi e i vari prodotti iniziamo il test per vedere come si sono comportati e se valgono davvero la pena. Prima di iniziare, però, qui adesso vi mostro come si comporta il mio amato olio denso di Estetista Cinica Vera Lab per capire cosa vado a cercare. Quindi iniziamo a vedere quali ci possono piacere. Allora, io inizierei con lui perché è tanto famoso, il Clinique Take the Day Off Cleansing Balm Balsamo Struccante. C'è di diversi tipi. Allora, 125 ml, viene 35,50 euro circa. 30 ml, che penso che sia questo, o questo è il più grande. Non c'è scritto, benissimo, iniziamo bene. 30 ml, quindi questo, viene 10 euro, quindi io direi che almeno provare una volta un prodotto del genere, se volete provarlo, almeno 10 euro, comunque in offerta, c'è davvero in tutti i siti online, negozi fisici, c'è davvero ovunque. Allora, come si comporta? Noi andiamo a testarlo, come sempre, quindi clip per vedere come si è comportato. Avete visto, mi è piaciuto perché è un balsamo bello morbido, si scioglie bene a contatto con la pelle ed va a rimuovere tutto il trucco, anche quello waterproof. Mascara si comporta benissimo, non appanna gli occhi, che è una cosa che normalmente i burri tendono a fare, non li appanna assolutamente ed non li irrita, rimuove tutto. E devo dire che questo davvero mantiene le promesse. Struccante per viso e occhi, sì. Clinique, ottima, ottima alternativa. C'è solo un fatto di praticità: se volete usare il vasetto,
che potete usarlo con le dita oppure con una spatolina, oppure quello a pompetta. Però l'alternativa è che questo qua si può proprio prendere fino alla fine, perché lo prendete proprio fino fino in fondo. Quella pompetta magari ne resta un pochino in fondo, ma non diciamolo, io vado a smontarlo proprio per prenderlo tutto. E quindi ok, ma noi andiamo avanti con gli altri prodotti perché ne abbiamo da testare. E andiamo avanti con Mulac. Allora, se vedete le dimensioni di questi vasetti, sì, è più o meno la dimensione classica. Questo è un 125 ml ed effettivamente i vasetti hanno queste dimensioni. Sono un po' grossini rispetto ai dosatori, però vi avete fatto l'abitudine a queste dimensioni perque sono più o meno sempre questi. I burri struccati hanno queste dimensioni. Allora, ma noi torniamo a Mulac. Mulac è il Mubai Makeup Remover Balm, burro struccante, 125 ml. Il prezzo è di 20,99 euro, anche in offerta o con i saldi. È questo qui, che abbiamo detto in questo caso vasetto in plastica, bello grande. Ovviamente tutti finiti perché li ho testati. Non mi ricordo. Comunque anche questo si prende con la spatolina o con le dita. Ecco, io preferisco la spatolina perché con le dita sotto le unghie, il burro è vero che poi si risciacqua ed è, si rimuove, però. Ma noi andiamo a vedere come si è comportato con la clip. Allora, io non mi aspettavo altro da questo marchio perché se non sono abituati loro ai trucchi estremi, che Mulac si sa, è l'estremismo nei colori e nei trucchi, però fa davvero delle cose davvero performanti. Questo burro mi è piaciuto davvero molto, rimuove qualunque traccia di make-up, non è oleoso, non irrita gli occhi, non gli appanna. È facile da applicare, è facile da rimuovere con la salvietta e poi dopo da sciacquare. Questo è fantastico, soprattutto senza avere eyeliner, matita waterproof, mascara waterproof e le sopracciglia con le matite. Cioè, questo è davvero un ottimo, ottimo prodotto. Fa efficacemente il suo. Ma noi andiamo avanti ed andiamo a vedere l'alternativa economica. Perché? Questo è Zuccherino, burro struccante lentivo per pelle sensibile di Bio Boutique La Rosa Canina. Prima di tutto vi devo dire, Bio Boutique La Rosa Canina, tenetela presente, soprattutto per il loro marchio, perché ha dei prodotti davvero interessanti. Uno, hanno dei profumi fantastici, cioè questo è proprio zucchero filato. Ha delle ottime profumazioni, che proprio sono coccolose, ma anche per le creme mani, per il gel doccia ed è le struccanti, le mousse detergenti, ha dei prodotti interessanti a mio avviso per un prodotto, un marchio oltretutto che è Made in Italy. Ma noi adesso ci concentriamo su questo che è lo Zuccherino al profumo di zucchero filato, burro struccante lenitivo per pelle sensibile. Questo è un 200 ml ed il prezzo è di 15,90 euro. Allora, avete visto che anche questo si comporta bene, cioè bisogna lavorarlo un po' di più, soprattutto nella parte del mascara, matita, bisogna restarci un attimo di più, però poi rimuovete con un panno, sciacquate perché soprattutto nella doppia detersione, burro,
panno per rimuovere il tutto e poi dopo con una mousse vado a rimuovere il tutto. Si comporta bene, c'è in varie profumazioni, oltretutto anche adatte a diversi tipi di pelle. Questo è per pelle sensibile, c'è quello per l'anti-age che è al tiramisù. Ragazze, il burro struccante anti-age al tiramisù, profuma di tiramisù, paghiamone. Ma comunque ce ne sono davvero tanti che mi stanno piacendo più o meno. Pensavo che il profumo potesse irritare gli occhi e invece, proprio per la pelle sensibile, funziona bene e a mio avviso vale, assolutamente. Sono tanti da provare almeno una volta. Mi piacciono queste alternative, ma noi andiamo avanti. E questo lo volevo provare perché ero molto curiosa, anche perché si presenta più o meno come il mio amato olio denso. Quindi ero curiosa. Allora, questo è di Benefit, il Jet Unblocked The Professional Pore Cleansing Makeup Removing Cleansing Oil, quindi un olio detergente per rimuovere il makeup. È questo. C'è in due versioni. La versione piccola, che è questa da 45 ml, che viene 19 euro. Se no, 147 ml, 39 euro. Io andiamo a vedere subito come si comporta. Allora, avete visto? Sì, mi piace il fatto che sia diverso da tutto il resto, perché c'è la differenza da avere su un mobile dove facciamo skincare questo prodotto o questo prodotto. E va anche un po' a dimensione, questo è più classico come l'olio denso. Sapete che mi piace l'olio denso? Ecco, è già diverso. Allora, è un gel che si va ad inumidire con l'acqua, con le mani bagnate, non va sotto sotto l'acqua, mani bagnate, si inumidisce e poi si applica. Effettivamente fa il suo lavoro e deterge bene, strucca bene, non irrita gli occhi, non li fa ed è appannare, funziona bene. C'è però un ma, è caro, cioè è carissimo in confronto agli altri prodotti uguali, ad esempio olio denso. È molto 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 più caro, cioè non ha un rapporto qualità prezzo ed è lineare. Perché? Perché Benefit sì, effettivamente è un marchio, ma cioè, questo è un contenitore in latta che andrà poi buttato, non è neanche un refill, quindi no, non ci sta, cioè il prodotto è di qualità ma è fuori budget completamente, cioè proprio è un prezzo troppo elevato, che non ha senso. 40 euro mi sa davvero un prezzo troppo elevato per il prodotto, quando abbiamo visto degli altri, anche se in forma di burro, che però funzionano molto bene. Quindi no, cioè sì perché funziona, ma no, non lo ricomprerei. E ora andiamo con l'ultimo che abbiamo trovato in un calendario o in una box di Blissim, sapete che collaboro con Blissim. E questo è di Garancia, quindi un marchio francese. Dice: "And the cook de baguette, la crème de crème des notants maculantes, viso e occhi, crema delle creme e dei struccanti anti-age, brevettato, crema fondente." Ok, allora è un 120 grammi full size e viene 24,90 euro. Ma ecco, sì. Non si apre, ma bisogna girare, ma ve lo faccio vedere, girare e poi premere per far uscire il prodotto. Anche facile da applicare, da fare estrarre. Ecco, ma andiamo a vedere nella clip come si comporta. Ok, questa della garanzia.
Non ce la fa benissimo con il mascara. C'è ancora. E la matita. Possiamo andare un pochino meglio. Ed eccoci, perché il prodotto che non manteneva le promesse ci voleva. E questo assolutamente no. Soprattutto non nel mio caso, perché strucca sì, e soprattutto il fondotinta, gli ombretti, quello lo strucca. Bisogna stare lì a lavorare e poi rimuovere tutto con un panno come sempre, ma lo strucca. È vero che non tira, non irta la pelle, non la secca, però non ce la fa. Cioè, col mascara, ad esempio, o con la matita non ce la fa. Poi devo andare sui residui a toglierli con un dischetto e un'acqua micellare o uno struccante, non ce la fa. Quindi, se avete un trucco da tutti i giorni oppure solo per detergere ed è prima di andare a letto, ad esempio, e non vi siete truccati, allora sì, se no, davvero non ce la fa. E noi siamo arrivati a questo punto, ma io mi sono divertita un sacco a testare tantissimi prodotti per lo struccaggio. Quindi penso che lo farò ancora perché sono sempre alla ricerca di prodotti validi al mio amatissimo olio di riso. E niente, anche perché voglio delle alternative, non voglio fermarmi su un marchio. Fatemi sapere voi se ne avete fatto qualcuno. Quale vi ha incuriosito di più, quale usate e vi piace, che magari lo provo anch'io. E niente, spero sia stata utile e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!